Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo come gestire la nostra libreria di libri, o meglio di ebook, con Google Play Libri. Possiamo gestire la libreria da computer, ma soprattutto possiamo poi utilizzare la nostra libreria anche da smartphone per leggere i libri direttamente dallo smartphone, esattamente come fosse un lettore tipo un Kindle di Amazon o un lettore, per esempio, della Mondadori. Adesso non mi ricordo come si chiama il lettore della Mondadori, comunque avete capito che cosa intendo. Per andare su Google Play Libri si digita appunto play.google.com/books e questa è la nostra raccolta. Ovviamente bisogna accedere con il nostro account. In questa raccolta ci sono i tuoi libri, cioè i libri che abbiamo a disposizione, che possono essere dati da acquisti, vedete qui sono gli acquisti, 37 acquisti, oppure da caricamenti. Questi sono i caricamenti che ho effettuato, oppure da anteprime, cioè si possono anche scaricare le anteprime di un libro per leggerne le anteprime e poi decidere se acquistarli oppure no. Poi ci sono gli scaffali. Io, per esempio, ho uno scaffale qua creato per i libri di Andrea Camilleri, per i libri di Elena Ferrante, poi c'è uno scaffale di filosofia, libri di Caro Figlio, libri di Maurizio De Giovanni, libri di storia, e poi ci sono libri non presenti in nessuno scaffale. Per creare uno scaffale si va su Crea scaffale, si dà il nome allo scaffale e quindi si aggiungono i libri. Vediamo come caricare dei libri, per esempio, anzi, facciamo meglio, creiamo uno scaffale, Crea scaffale, Donato Carrisi, si va su Crea e si crea questo scaffale. Lo scaffale chiaramente, come vedete, non c'è nessun libro, ma noi possiamo aggiungere dei libri, si va su Carica file. Per caricare i file bisogna naturalmente trascinare dei file che sono supportati. È supportato sicuramente il PDF, è supportato anche l'EliPub. Quindi si trascinano i file questo, 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 questo. Trascino qua e quindi aggiungo questi libri. Caricamento, menu, ecco fatto, vedete? Sostanzialmente si va così per aggiungere a uno scaffale. Si va qua, aggiunge agli scaffali. Si sceglie lo scaffale e si salva e quindi si aggiunge quello scaffale. Per aggiungere allo scaffale si va qua nel menu, aggiunge gli scaffali, si sceglie lo scaffale e si salva. E così via si possono fare per tutti i libri che vogliamo aggiungergli a questo scaffale. Io pensavo che si potessero aggiungere direttamente, perché prima bisogna aggiungerli e poi salvarli nello scaffale dopo che sono aggiunti e sono visualizzati nella sezione dei caricamenti. Poi naturalmente possiamo aggiungere altri libri, per esempio si va direttamente qua su caricamenti, carica file, si trascinano questi altri file, per esempio adesso trasciniamo altri libri, da qui a qui, trasciniamoli e adesso ci sarà una elaborazione e visualizzeremo questi libri nella sezione caricamenti, per poi eventualmente aggiungerli a degli scaffali che abbiamo già creato oppure a dei nuovi scaffali. Qui adesso c'è l'elaborazione. Ecco, viaggio nella Cappella Sistina si può aggiungere allo scaffale della storia. Quindi menu, aggiungi agli scaffali, mettiamo storia, salva. Anche questo, aggiungi agli scaffali, storia, salva. Questo pure, aggiungi allo scaffale della storia. Qui non c'è lo scaffale della fisica, quindi crea scaffale, fisica. Crea, quindi si aggiunge qua lo scaffale della fisica, così come questo, aggiunge gli scaffali della fisica, ok, questo non c'è di storia, questo lo stesso è di storia, questo non c'è di fisica, aggiunge gli scaffali e lo mettiamo nella fisica. E questi sono praticamente, come avete visto, si possono organizzare i nostri ebook sia caricandoli sia acquistandoli, naturalmente uno va su acquisti, poi può scegliere anche di acquistarli naturalmente dall'elenco dei libri su Google Play Libri, perché naturalmente si possono anche acquistarli. Per acquistarli chiaramente uno va su Google Play Libri e qui, come vedete, uno li acquista. Alcuni libri sono gratuiti, questo è 0 euro, quindi si può acquistare tranquillamente. Acquista 0 euro, vedete? E questo qui andrà a finire nella nostra libreria. Sto su chiudi. Torno indietro, per esempio questo, perdi peso in modo sano, anche questo vedete costa 0 euro, ci sono un sacco di libri a 0 euro che possono essere acquistati tranquillamente, poi naturalmente ci sono anche libri a pagamento
Qui sono i libri a pagamento, eventualmente in offerta. Quindi possono essere aggiunti andando su qui su playgoogle.com store books e andranno a finire invece su play.google.com books senza niente, purchase sono gli acquisti e questi sono i caricamenti e queste sono le anteprime. Come vi ho detto, le anteprime sono libri di cui abbiamo scaricato le anteprime prima di poterli acquistare. E questo per quanto riguarda Google Play Libri dal computer. Questi libri però poi possono essere anche visualizzati dallo smartphone. E adesso vediamo come si procede dallo smartphone per leggerli. I libri che abbiamo caricato sul nostro account Google Play Libri, per poterli leggere dobbiamo scaricare delle applicazioni. In genere queste applicazioni, se avete Android, sono già preinstallate, ma se non le avete, andate qua. Questo è l'indirizzo di Google Play Libri come applicazione di Android. Chiaramente vi metterò questo indirizzo nelle informazioni sotto il player del video. Oppure potete leggerli anche con l'iPhone. Questo è l'indirizzo dell'applicazione di Google Play Libri per iOS, cioè per iPhone e iPad. Dopo aver installato questa applicazione, basterà aprirle e accedervi con lo stesso account che avete su Google Play Libri su computer. Adesso passiamo a vedere come leggerli, anche se è semplicissimo. Installa Google Play Libri, naturalmente se l'avete già installato non importa installarlo, ma se non l'aveste installato andate su Play Store, digitate Play Libri, ecco qua, visualizzate Google Play Libri, chiaramente l'ho già installato, se non l'aveste installato ci sarebbe stato installa, io lo apro, sono già collegato col mio account e questo è naturalmente, sono i libri che io ho già visualizzato nel computer, qui ci sono naturalmente gli audiolibri, eventualmente, come vedete, ci sono già anche i libri che uno può acquistare, ci sono anche quelli in offerta che sono prima degli altri. Questi sono gli ultimi, vado su raccolta, per esempio, e queste sono le raccolte di tutti i miei libri che ho caricato su Google Play Libri. E ci sono anche gli scaffali, come avete visto, sono gli scaffali che avete già visto sul computer. Chiaramente io posso aprire un qualsiasi libro di questi scaffali, per esempio, vado su storia. Posso aprire un libro e posso leggerlo direttamente dallo smartphone. Per esempio, apriamo questo, Storia di Roma, leggiamo la copertina, poi scorro, vedete, direttamente con il dito. Poi, naturalmente, se io ci tocco sopra, come vedete, cosa succede? Succede che io posso andare nel menu, qui, e posso fare leggere il libro ad alta voce allo smartphone. Ecco fatto. Introduzione. Pessimo amministratore di me stesso e delle mie cose. Non so nemmeno io quante edizioni ha avuto. Questa è l'introduzione direttamente di Montanelli. Poi naturalmente io posso anche andare su Aggiungi segnalibro per fissare il punto in cui sono arrivato a leggere. Sulle impostazioni posso scegliere un sacco di cose. Scarica solo tramite wifi, abilita caricamento di PDF, salva note, controllo genitori, utilizza l'effetto 3D per girare la pagina, quello l'ho applicato. Legge automaticamente ad alta voce, questo magari se uno vuole leggere subito ad alta voce senza impostarlo. Voce di lettura più naturale, questo va impostato sicuramente. Gira pagina automaticamente, qualità audio alta, vai indietro di 30 secondi oppure vai avanti di 30 secondi. E poi ci sono di abilitare o meno le notifiche. Qui poi si può scegliere il testo, cioè i font del testo del libro, vedete ci sono alcuni font, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 font. Smette di leggere ad alta voce, ecco fatto. Poi naturalmente si possono anche copiare. Io posso per esempio copiare qui, copiare questo paragrafo, questa sezione, diciamo così, vado su copia e questa qui è stata copiata negli appunti e quindi io poi probabilmente posso incollarla magari su un post di Facebook, di Twitter, diciamo quello che mi pare naturalmente. Vedete, per girare pagina basta utilizzare un dito, così. Si può anche tornare indietro ovviamente e si può anche andare qui in basso, vedete ci sono, il numero di pagine sono rimaste nel capitolo, qui c'è il cursore per andare in altre pagine, sono sulla pagina 90, sono pagina 195, qui c'è il menu in basso con i capitoli, uno si può scegliere il capitolo che vuole, naturalmente si può iniziare dal capitolo primo, ecco fatto, e si ritorna indietro. Come vedete con Google Play Libri si possono leggere gli ebook con le stesse funzionalità che sono presenti su Amazon Kindle.
praticamente non ne manca una. Si possono anche leggere i libri ad alta voce anche con una voce del sintetizzatore vocale molto naturale, quindi sostanzialmente i libri diventano audiolibri volendo. Si possono poi impostare altre cose, tipo, come abbiamo visto, il tipo di font e altre opzioni. E i libri possono essere poi caricati sostanzialmente da tramite computer. Probabilmente esiste anche la possibilità di caricarli da smartphone, ma sostanzialmente io credo che sia meglio aggiungerli da computer. Da smartphone naturalmente si può andare sulla home per poi acquistarli, vedete? Qui c'è acquista e ci sono tutti i libri da acquistare. Come avete visto ci sono anche quelli a 0 euro, cioè qui sono anche i generi e qui ci sono gli audiolibri. Lista dei desideri, uno se vuole aggiungere una lista dei libri da leggere che magari che ancora non ha, si torna in home. Come vedete, poi al primo posto viene visualizzato subito il libro che si è iniziato a leggere, completamento 2%, perché sono arrivato lì, vedete? Questi sono tutti i libri che ho aggiunto adesso, in questo momento. Comunque io vi consiglio di utilizzare Google Play Libri come lettore di ebook, se avete ebook nel vostro computer, li caricate qua e veramente l'esperienza di lettura sarà ottima. Prima di concludere, vi faccio vedere che i libri ovviamente possono essere letti anche da computer. Questo è appunto il Google Play Libri sul mio computer. Per esempio, leggiamo questo libro qua, si clicca sopra e si apre. Questa è la prima pagina, per esempio. Io posso andare qua in basso, no? Vedete, questa è la sesta pagina, settima. Posso quindi passare da una pagina all'altra per poter leggere tutto il libro. In questo modo, vedete? Poi posso andare sul menu qui, vedete? Posso avere le informazioni su questo libro, mettere dei segnalibri, aggiungi segnalibri. Qui posso aggiungere delle annotazioni. Qui posso visualizzare il sommario del libro. Qui c'è naturalmente l'opzione di visualizzazione, cioè scegliere il carattere, la giustificazione oppure l'allineamento a sinistra, come in questo caso, perché la giustificazione cambia un po'. Con l'allineamento a sinistra, la fine delle righe alla destra sono tutte sfasate, invece con la giustificazione sono perfette. È, diciamo così, quella che si dovrebbe usare sempre, la giustificazione. Poi qui si può andare a schermo intero, naturalmente, e poi naturalmente per tornare a schermo normale si va su Esce, si torna a schermo normale. Qui si può cercare qualcosa sul libro, si va su Cerca, cerca in questo libro, Religione, si va su Invio. Ecco qua, vedete, qui ci sono tutte le postazioni per quanto riguardano la parola religione, tutti i paragrafi che riguardano questa parola sulla critica della ragione, critica del giudizio di Immanuel Kant. E questo è tutto, alla prossima volta.